promuoveva, spesso spendendoli male, milioni, miliardi, perché il Sud raggiungesse la condizione complessiva del Nord, e la Cassa del Mezzogiorno si era anche preoccupata che questo livellamento avvenisse anche sotto il profilo culturale, e aveva quindi organizzato nell'Italia meridionale una serie di strutture di questo tipo, di centri di servizi culturali. Il più famoso centro di servizi culturali della Sicilia, dottoressa Barbagallo, se sbaglio correggimi, era quella di Comiso. Il centro di Comiso, per motivi che non vi sto a dire, per motivi localistici, era divenuto un faro, un centro attivissimo nel dinamico panorama della cultura, diciamo così, diretta e esercitata dai centri servizi di cultura. Io venni chiamato a Palermo perché facessi una battaglia per l'assorbimento del centro servizi culturali, all'atto in cui la Cassa del Mezzogiorno si sciolse, e quindi con lo scioglimento della Cassa del Mezzogiorno si sciolsero i contratti della Cassa dei Stipulati e della Cassa del Mezzogiorno.